qualcuno di voi crede alla pantomima delle libere elezioni in Libia, oppure al governo provvisorio libico? Al governo provvisorio libico, cioè, questo signore qui comanda ancora la Libia, questa è la verità. Gheddafi comanda perché? Perché praticamente il signore che è stato messo lì come pupazzo, che poi ha un nome impronunciabile, dopo ve lo scrivo in descrizione, era proprio un emissario di Gheddafi, gestiva i soldi di Gheddafi, gli investimenti di Gheddafi, cioè proprio un fedelissimo di Gheddafi. E quindi la verità era che Gheddafi in realtà comandava la Libia con un potere assoluto, con una violenza e una malvagità assoluta, ma comunque aveva il controllo politico. In realtà Gheddafi non era un politico malvagio, era semplicemente una persona malvagia, che è diverso. Era l'unico che. E tant'è vero che adesso le tribù sono gheddafiane, cioè i gheddafiani, cioè quelli che Sarkozy ha bombardato a tradimento, con una guerra infame appoggiata dagli Stati Uniti e dall'Italia, va detto, perché a questa guerra infame partecipò l'Italia, questa guerra infame, questo va ricordato, con bombardamenti a grappolo. C'erano gli aerei che partivano dalle cazza, che partivano dalle basi italiane. Ma a parte questo, poi gli Stati Uniti zitti, codardi, soliti codardi, ma le risposte sono due, perché il generale Haftar, che comanda la Cirenaica, sta perdendo uomini sul campo e sta perdendo peso militare e quindi è costretto a trattare. La seconda cosa è il potere dei Gheddafiani, che è totale sulla Libia ancora, dopo secoli. Terzo, i players internazionali che si dovranno mettere d'accordo sono gli unici che comandano sul campo, i soliti accattoni: Russia, Turchia, Italia, Francia e Stati Uniti.